Ciao a tutti, oggi vi voglio fare un video di un materiale per la Silhouette Cameo, ma si può tagliare anche con la Curio. E io oggi vi faccio un video sul riflettente, poi vi farò vedere la scatola e i prodotti. Ho diversi prodotti, poi faremo anche una prova su sempre un tipo vellutino, sempre da termoadesivo. Ne ho uno con gli strass e poi così via, vi farò vedere. Ora ho deciso di fare un disegno per mio marito in un giubbotto nero e questo dovrebbe riflettere anche al buio. Quindi io mi sono scaricata una foto dal web. Quindi faccio apri e mi sono scaricata questo. Sono cercata una figura di un lupo, una silhouette si dice, e ora l'andiamo a scontornare. Prima di tutto lo facciamo un po' più grande. Poi vado su quest'icona qua, seleziono area della traccia e faccio il mio solito modo che poi vi ho fatto un video come scontornare le immagini. Tolgo questo e metto la soglia un po' più alta in modo da coprire tutto e faccio traccia. Mi ha tracciato, vedete? Ora prendo la scritta e scrivo lupo peloso. Ora mi cerco un font più adatto, che venga un po' più grossino, e lo metto sotto. Poi seleziono tutto e faccio raggruppa. Ed ecco qua la nostra figura. Bene, ora che abbiamo fatto il disegno, che ci siamo fatti la traccia, io, avendo messo una scritta, devo capovolgere l'immagine perché sapete che quando andiamo a tagliare, togliamo a rovescio il materiale. Quindi io seleziono e faccio capovolgi orizzontalmente. Quindi ora, vi faccio vedere il taglio e poi, lo applichiamo su una maglia. Quindi ci vediamo nell'altra postazione. Bene, questi sono i materiali che andremo a usare per fare questo tipo di lavoro e sono termotrasferibili, vuol dire che si trasferiscono sul tessuto con il calore. Io poi provo anche sulla carta perché mi piacciono molto. Per esempio, ho fatto questo che è glitterato rosso per Natale. E ho scritto, vedete, la parola Merry Christmas. Poi abbiamo questo che è normale, è carta normale. Poi questo che è, io l'ho azzurro e verde, vedete? E sono vellutino, sembra velluto, è bellissimo. E poi ho questo che è glitter viola. Ed infine quello che andremo a fare il video adesso è questo che è il riflettente. E ora farò un disegno con questo, quello che abbiamo detto del lupo per mio marito. Queste le tolgo. Poi ne farò vedere un altro con un altro tipo. Ora prendiamo questo, è materiale. Più spesso io non ho messo il tappetino perché comunque non si deve tagliare il sotto, ma dobbiamo tagliare solo il sopra. Quindi anche per questo dovremmo settare la lama per questo, poi ve lo dico i settaggi, e possiamo metterlo senza tappetino. Quindi
Io cosa devo fare? Devo portare questo qua in mezzo perché deve trascinare questo ed è più stretto. Vedete, se io lo metto qua è molto più stretto. Oppure potremmo provare a metterlo pure nel tappetino, visto che questo materiale è molto più sottile, possiamo provare. Quindi mettiamo. Noi dobbiamo tagliarla da questa parte qua, dalla parte più grigia, questa è la più chiara, questo è quello che andrà tolto. Quindi noi mettiamo. Come ho detto, io l'altro l'ho tagliato anche senza, ma potete tagliare anche questo senza. Io vi faccio vedere che comunque si può tagliare anche usando questo. Quindi se usiamo il nostro tappetino basta metterlo come lasciando la barra qua e facciamo carica 3. Ora dobbiamo dare invio alla silhouette, quindi per settare andiamo su taglio, adesso io non ve lo faccio vedere, ve lo dico. Andiamo su, troverete nel tipo di materiale, troverete. Ok, allora io ho messo come taglio, andiamo nel tipo materiale e c'era Reflective Heat Transfer e ho messo lama 3, velocità 8 e spessore 7. E do invia a silhouette. Bene, ora togliamo. Tagliamo il pezzo in più. E andiamo a staccare il pezzo. Vedete? Stacchiamo solamente il contorno e dobbiamo lasciare la figura attaccata. Poi cerchiamo con, io uso questo per togliere quello che non mi serve. Ecco qua. Poi noi dovremo andare a metterlo sulla nostra maglia da questo lato qui ed ecco perché abbiamo dovuto rivoltare la scritta, perché così si legge bene. Ora lo mettiamo sulla stoffa e poi vi faccio vedere. Ora io uso un po' di carta da forno, voi potete usare anche una pezza, con il ferro. Presso sopra, ora mi raccomando, con la spatolina passate bene per farlo staccare. Almeno io ho notato che altrimenti mi viene dietro tutto. Quindi per farla staccare bene, vedete? Mi raccomando,
qua la nostra scritta. Bene, ora vi ho fatto vedere la stampa su tessuto con questo materiale termotrasferibile, e questo è quello che si illumina con i fari, e ho voluto provare ad attaccare se funzionava anche per la carta, e vi dico che va benissimo e fa un bellissimo effetto. Questo è quello glitterato. Adesso qui ho sbagliato io, che ho tirato in fretta e mi è uscita un po' di M, però vi garantisco che sulla carta fa un bellissimo effetto. Quindi io farò altri progetti, sia con quelli di vellutino e l'altro sempre glitterato. Ne vale veramente la pena, perché è un bellissimo materiale e si presta su tutto. Con questo io vi saluto, per qualsiasi info mandatemi un'email, e ciao, al prossimo video!